papà. Gino Cecchettin esce dalla sua casa di Vigo Novo poco dopo mezzogiorno e mezzo, quando il peggiore degli incubi diventa realtà. Quel corpo ritrovato in un canalone tra Piancavallo e il lago di Barcis appartiene a Giulia. Gli toccherà di lì a poco il pietoso rito del riconoscimento. È l'epilogo di una settimana fatta di angoscia e speranza, indizi e sospetti. Da due giorni questo lembo di Pordenonese è battuto da pompieri e forze dell'ordine, elicotteri, droni, sub. A casa dei Cecchettin ci sono i volontari dell'associazione Penelope. E diciamo che quel piccolo lume, perché insomma i fatti e le dichiarazioni dei giorni scorsi avevano molto affievolito la speranza, però insomma un piccolo lume di speranza c'è sempre stato fino a questa mattina. La svolta nelle indagini giovedì mattina in maniera del tutto casuale, quando la telecamera che registra il passaggio dei veicoli all'ingresso dell'area turistica di Piancavallo viene riaccesa dopo quattro giorni in cui non era operativa per manutenzione. Il software aveva tuttavia continuato a registrare i passaggi senza però trasmetterli al sistema operativo. Alla riaccensione dunque l'alert per il transito della Fiat Grande Punto di Filippo, il tutto in una zona periferica. Filippo aveva fatto una deviazione anomala rispetto al successivo rilevamento alla diga del Vajont, da qui sospetti che diventano cauta certezza. A Vigo Novo restano i fiocchi rossi della laurea mancata di Giulia, cui Papagino rientra a metà pomeriggio. Condoglianze, Gino, condoglianze. Condoglianze, signor Gino. Condoglianze. Abbracci anche i figli da parte nostra. Scusateci. No. No.